al termine della messa mi ha chiamato uno, guarda qui c'è un'immagine di una figura, di un volto, di un viso. Dico, ma oddio, non è che è una cosa dipinta o qualcosa di macchia, è una piegatura, per conto mio, della tovaglia, che da stenderla ha lasciato queste pieghe che danno l'immagine di un viso. Due occhi, un naso ed una bocca, un volto tra le pieghe di una tovaglia sistemata sopra l'altare. È quello che ha notato durante la messa domenicale un fedele. È successo a Castiglion Fibocchi un episodio che ha destato non poca curiosità. Io credo che tante volte uno alza gli occhi al cielo e vede una combinazione di nuvole che ti danno un volto, ti danno un albero, che ne so. Io non credo che sia niente di particolare, è soltanto la curiosità che la gente giustamente la vuol vedere. Poi ti dico, sarebbe l'occasione buona di far pagarci quei 5 euro di ingresso per ripigliare i lavori da fare in chiesa, a parte scherzo. È una cosa curiosa, una combinazione così che non c'è niente di particolare. Io non credo che sia soggetto né religioso né di venerazione, niente. Cioè, non andiamo a escogitare chissà che cose strane. Quindi è una curiosità, ecco, stop. Lei sicuramente invita alla cautela, ma quale potrebbe essere un messaggio da cogliere da questa storia? Ma oddio, io credo che i messaggi la gente quando viene in chiesa ascoltasse anche la parola di Dio. Ieri c'è il Vangelo del cieco e io stavo dicendo, lo cieco, signore, fammi rivedere bene, cioè lui ha bisogno della vita di vedere meglio, perché sta combinando un sacco di beghe, di storie, e quindi ha bisogno tutti di fermarci un attimino e di guardare le cose riprendendole in mano, perché purtroppo ci andiamo a dar dietro a tante cose che ci fanno occupare il tempo, ci mettono anche difficoltà e non ci aiutano per niente a vivere più tranquilli. Quindi io credo che oggi la tranquillità sarebbe il dono più bello che possiamo ritrovare in tutto l'Europa e anche in tutto il mondo, cercando. Quindi penso che sia un messaggio di pace, che ben venga, che la gente si metta a riflettere e dica, ma possiamo far meglio, ecco.